Forza! Sono innocente! Voglio nero! Fatela tacere! Nell'anno domini 1488, Franchetta Borrelli, figlia di Antonio e Caterina, vedova dello battistino Borrelli, sei accusata di esserti recata più volte in luoghi segreti a trastullarti con il demonio, ivi di aver danzato per i demoni e di aver preso parte al sacrificio in onore dello Satana. È una menzogna! Adorando il demonio e lo diavolo stesso. Inoltre, cavalcaste creature demoniache, similari a bestie caprine e volanti nell'aria. Entrasti in mangioni altrui, a finestre chiuse ed aperte per lottare al demonio. Qui rapisti e feci morire infanti, come le testimonianze raccolte. Come si dichiara l'imputata? Indecente! Menzogna! Non è una menzogna! Tacete! Sono innocente, commissario, lo giuro, liberatemi ora, lo farete la morta! Ah, santo Romano Chiesa, così sia! Noi, Giulio Scribani, commissario della Serenissima Repubblica di Genova, per i processi alle streghe e alle donne di malafede, in base alle accuse precedentemente lette e da conoscenza delle testimonianze alle rivolte per i delitti in onore del Satana, noi sentenziamo, pronunziamo e condanniamo in modo assoluto l'imputata Franchetta Borrelli per i delitti delle commessi e precedentemente eletti da codesta corte alla tortura dello cavalletto, affinché l'imputata possa redimersi e confessare le proprie colpe. No, commissario, vi prego, sono innocente, signore, aiutami. Permettetemi di battermi in duello per dimostrare la mia innocenza. È colpevole! È stata vista fare strani intrugli dentro il suo desco. È una menzogna, vi dico! Sono innocente, fatemi battere in duello, vi prego! Il suo giudizio divino a stabilirlo. Intanto mettiamo la pubblica gogna. Procede al combattimento. Boia, liberala! No, voglio morrono! Avanzi dunque lo campione! Non esisteva minimamente la giustizia, semplicemente per le donne.